Voilà, eccoci qua di nuovo sulle non frequenze di Radio Banda Larga e di nuovo con Startup On Air. Mi raccomando, potete come sempre seguirci su Radio Startup, su www. Oggi sono un po' di... Oggi parti molto male. Vediamo se continuo male. Su www.startuponair.it oppure potete ascoltarci su www.radiobandalarga.it. Andate a vedere appunto dal sito, premete il play e potete ascoltarci in diretta. La diretta è dalle 18 alle 19 di solito, ma... non stupitevi se sbaglierò a dirlo più volte, invece non è dalle 18 alle 19, è dalle 17 alle 18, giusto Ale? Ho detto bene? Giusto. Ok, prima di partire ci ascoltiamo la sigla. Come sempre parliamo di startup, come sempre parliamo di modelli replicabili e scalabili, e oggi in particolare abbiamo un'intervista interessante, ma lo diciamo dopo. Che chiacchierone. Hai visto? Eccoci di qua, lasciamo ancora andare un po' la sigla. Come dicevamo, oggi sei ansioso. Sono un po' ansioso, vero? Mi pressavi sulla sigla, ma stai calmo. Ma io ho dei problemi d'ansia che devo risolvere, quindi se c'è qualche coach, psicologo, no, qualche psicologo, io andrei a questo punto con lo psichiatra direttamente. Non lo so, comunque richiudetelo. Va bene, ne ha di bisogno. Ne ha di bisogno, però con la lasagna. No, scusate, sono cose nostre, sappiamo che forse non andrebbero condivise così liberamente, però a volte ci viene. Volevi dire qualcosa? No, controllavo solo se perché voi non lo vedete, ma quando lui si avvicina al microfono lo vedete che sposta l'abbruccio verso il microfono. Un po' come stesse per baciarlo, ma in realtà lui sta per dire qualcosa. Allora tu, siccome è timido... Sono molto timido. Io. Allora lo devi guardare e dirgli, vai, parla. Posso. Esatto, e lui allora si sente autorizzato. E magari dopo qualche secondo di silenzio, infatti sentirete sempre nei suoi interventi, lui la prima fase è la fase in cui prende fiato, prende il coraggio per... Eccolo lì. Adesso è rosso e vi assicuro che è difficile. In questo momento è rosso ed avendo la camicia è stato proprio sta malissimo. Sei malato. Eccolo lì, continua. Non c'è, vedete che lui sei malato. Lui lo voleva già dire, ma era già appiccicato al microfono da qualche minuto e poi sei malato. Allora, va bene. Niente, comunque vi dicevo, oggi abbiamo un'interessante intervista
con Federico Facca. Oddio, mi sono perso, ve lo dico dopo il cognome esatto, comunque, di FIWARE. C'è appunto questa open call con i fondi europei, che ha coinvolto 16 acceleratori, che promuoveranno il programma FIWARE. Peraltro ci sono diversi startup weekend in giro, c'è stato da poco quello su Milano tra il 3 e il 5 di ottobre, e appunto lo special edition FIWARE. Tra poco c'è anche quello di Berlino, tra un paio di settimane, se ricordo bene, ce lo dirà poi meglio magari Federico. È interessante perché sono dei fondi, quindi non fondi da parte di investor, ma fondi effettivi, soldi effettivi dati, cioè scusate, sono soldi effettivi anche quelli, ma non dati in cambio di equity. Non ce la faccio oggi, hai ragione. Oggi sei proprio in crisi. Vedete il luck che c'è stato tra il mio intervento e il suo? Lui ha bisogno di un po'. E poi mi fa queste cose, no? Quando si arrabbia che io lo stimolo, lui mi mette la canzone e non me lo dice. Dal multiforme ingegno sono. Esatto. Va bene. Quindi ci ascoltiamo Pino Daniele. Mi hai messo Pino Daniele. Non si torna indietro. Noi non torniamo mai indietro. Ci sono occhi che tagliano il silenzio e mi piace parlarti di me davanti a un bicchiere di rosso col sorriso più bello che c'è. Non ti preoccupare, you have nothing more to lose, perché va tutto bene. Si torna indietro. There are things beneath us high and dry, when driven to the rain. Da qui si sente l'Africa, mentre il mare abbraccia la città. And the people that we meet by chance while waiting for the train. La speranza è il mondo che verrà, ma non si torna indietro, ma non si torna indietro mai. Ci sono cose che ci lasciano un segno evidente. Can the winds of time delay the freedom from broken glass? Persone che incontri per caso e poi restano per sempre. All the words of hate decay, to let the past be pain. Ci sono occhi che tagliano il silenzio e mi piace parlarti di me davanti a un bicchiere di rosso col sorriso più bello che c'è. Non ti preoccupare, you have nothing more to lose. Ma non si torna indietro. L'apprensivissimo mondo. Addirittura prende la parola prima di me. Ragazzi, segnate la puntata di oggi come quella. Sei apprensivo? No, perché sei apprensivo. Cosa ti è successo oggi? Perché non sei so, così? Mancavano ancora minuti e minuti alla canzone. Ma a me non mi piace, non la voglio sentire tutta. Non mi piace questa canzone. Non deve aver paura. Piace a te questa canzone. Bellissima. Comunque, vuoi dire qualcos'altro? Non voglio dire nulla. Anche mi perché... alzo e me ne vado? No. Vabbè, guarda che mi alzo. Non andartene via.
Non andare via. Rimani qua. Non accorciamo le distanze? No. Ok. Allora, niente. Possiamo mettere un'altra canzone? Va bene, la smettiamo. Ok. No, ascolta, io direi che va bene. Va molto bene. Direi che ci ascoltiamo un'intervista? Ascoltiamoci l'intervista. Ascoltiamoci l'intervista e niente, dopo l'intervista ci risentiamo. Bravissimo. Sempre qua? Non lo so, io ci sarò, spero che ci sia anche tu. Con tutto il tuo entusiasmo? Tutto. Va bene, dai, facciamo partire l'intervista. Ciao! Pronto? Pronto, Federico? Ciao, sì, sono io. Ciao Federico, sono Alessandro di Startup On Air, come stai? Bene, grazie. Bene. Sono qua a Bolzano oggi, un po' in trasferta, ma una cosa breve. Che tempo fa a Bolzano? Ah, è un po' nuvolo, però è una bella giornata, solo un po' di fortina, non si vede bene lo sciglia, però una bella giornata, dai. Beh, ma sei stato precisissimo, quasi quasi un uomo del meteo adesso. Allora, abbiamo in onda Federico Michele Facca di FIWARE e oggi appunto, sempre in ottica startup, parleremo dello Startup Weekend, anche del FIWARE Special Edition, ma soprattutto prima di parlare di questo, Federico, io volevo chiederti un po' cosa hai fatto prima, cioè insomma, se ci parli un po' di te, delle tue esperienze lavorative, come sei entrato un po' ad avere a che fare con quello che è il mondo delle startup. Dunque, io sono, diciamo, ad avere a che fare col mondo delle startup fin dai tempi dell'università, nel senso che il mio primo lavoretto mentre studiavo ingegneria era fare supporto a una startup locale come sviluppatore a Milano, e poi sono rimasto nel mondo della ricerca, ho sempre più o meno collaborato con startup, sia quando mi sono spostato a Innsbruck che sono spostato a Trento a Creighton. Ah, ok. E questo di quanti anni fa parliamo, e facevi lo sviluppatore? Facevo lo sviluppatore per il Politecnico, per la startup nel 2000, quindi siamo 11 anni fa. Insomma, direi che allora nell'ambito startup, soprattutto visto che in realtà è da solo qualche anno che se ne parla in maniera molto, vabbè, se non torniamo indietro, insomma, ai tempi della famosa bolla, però... Le chiamavano spin-off, diciamo, al Politecnico, poi adesso è diventato più di moda startup, sì. Però comunque diciamo che era una startup universitaria, quindi sì. Comunque è lo stesso concetto, no? Anche se diciamo appunto spin-off viene dal mondo universitario, magari non dal mondo, diciamo, sì. Imprenditoriale puro, ecco. Certo, e insomma parlando di startup sei più che un veterano. Ascoltami, ma ecco, di cosa ti occupi esattamente adesso? Perché poi parliamo un po' specificatamente del progetto FIWARE, però vorrei darci un paio di highlights del tuo, di ciò che fai. Io al momento sono un, diciamo, ricercatore, anche se in realtà sono un capo area di ricerca, quindi mi occupo più di coordinare la ricerca in un centro di ricerca che è tra le eccellenze europee a Trento, si chiama CreateMed, e all'interno di questo centro partecipiamo a FIWARE, e in particolare sono uno dei responsabili per la parte infrastrutturale, quindi la cloud, coordino, diciamo, diversi data center che supportano FIWARE. Ma ecco, FIWARE peraltro... Adesso ci sono diversi fondi per chi sviluppa e per chi comunque fa progetti, cioè c'è il famosissimo, appunto, adesso è uscito da pochissimo, appunto, questi 80 milioni di euro stipati per chi lavora per le imprese che utilizzano FIWARE all'interno della progettazione. Però parlamene bene tu, perché io ne ho letto ma non ho ancora approfondito bene, e sono proprio curioso di approfondire, anche perché e penso che qualunque startup o qualunque impresa possa essere interessata, visto che insomma non si parla di 4 lire. Innanzitutto FIWARE è una tecnologia aperta basata sul numero di
super esistenti, tipo OpenStack, Hadoop e altre tecnologie, e messe assieme per creare una piattaforma di sviluppo europea. Ci sono dietro diversi partner industriali come Telefonica, Telecom Italia, Engineering. Uh-huh. E diciamo che siamo in questo momento, siamo nel momento di bilancio verso un'iniziativa spinta dalla Commissione Europea. Diciamo, abbiamo a disposizione un data center e vari software che sono ospitati in cloud, e per diciamo, facilitare l'adozione stiamo appunto lanciando questo programma di acceleratori. Sono 16 acceleratori distribuiti in Europa e hanno a disposizione 80 milioni di euro. Chiunque vuole cimentarsi a creare una startup o un prodotto innovativo utilizzando tecnologia FIWARE, e se non ricordo male il monte massimo startup va dai 150 ai 250 mila euro, dipende dall'acceleratore e dal dominio dell'acceleratore. Sono fondi senza equity, quindi praticamente non c'è richiesta di nessuna share. Gli acceleratori forniscono anche coaching business, supporto tecnologico, networking con venture capitalist, quindi è diciamo un'offerta completa, e l'unica condizione per partecipare, oltre diciamo a sottomettere l'applicazione ai bandi, è appunto quella di poi fare utilizzo di tecnologia FIWARE. Ok. Ma benissimo. Ecco, all'interno di questo, cosa mi dici dello startup weekend, appunto, con FIWARE, quello del 3-5 ottobre? Cioè, cosa mi racconti, visto che si è appena concluso? Sì, diciamo che appunto per supportare il lancio del programma stiamo organizzando una serie di startup weekend in tutta Europa. Il 3-5 ottobre eravamo a Milano e ad Amburgo. Tra due settimane siamo a Berlino, a Rennes, se non ricordo male, poi a novembre siamo a Lisbona e credo anche di nuovo in Spagna. Quindi stiamo cercando di organizzare degli startup weekend nati su tecnologia FIWARE. Facciamo prima del vero startup weekend vero e proprio, facciamo due giorni di bootcamp, poi tre giorni su gli startup weekend vero e proprio a partire dal venerdì sera, insomma. E quello si è appena concluso, abbiamo avuto 25 partecipanti, un numero piccolo per uno startup weekend verticale, diciamo che forse è anche abbastanza normale, e tra questi 25 partecipanti 5 team si sono formati, e ha vinto un'idea su che si chiama Carrel Express, che ha sostanzialmente l'ambizione di portare la spesa personalizzata a domicilio, creando una comunità di persone che hanno del tempo a disposizione per fare la spesa per altre persone. Ah, interessante. Ma ecco, al di là di come è stato, perché non so, io sono sempre un po' sul pubblico cioè su quello che accade negli startup weekend. Che tipo di atteggiamento hai visto? Cioè, stai vedendo mutare, sicuramente hai partecipato suppongo ad altri startup weekend in passato, al di là di questo che è in ecco, come diciamo che la partecipazione a startup weekend secondo me negli anni è cambiata abbastanza, nel senso che all'inizio eravamo, anche per il fatto che startup era un termine nuovo, non c'era molta idea, sono persone molto inesperte anche del contesto, e veramente si vedevano le idee nascere all'interno del weekend, proprio da zero, dal partire dal venerdì sera con qualcuno che ha una piccola idea, fino ad arrivare alla domenica sera con la presentazione davanti alla giuria. Invece ho visto la tendenza negli ultimi anni, ci sono team pronti, quindi non si formano durante l'evento, e che vengono proprio con l'obiettivo di in qualche modo anche entrare in contatto con quello che può essere il mondo dei VC, dei venture capitalist, che di solito sono appunto presenti tra i giudici. Quindi un po' con l'obiettivo anche di andare al di là dello startup weekend e di portare a casa comunque visibilità grazie all'evento. Quindi insomma, hai visto una maturazione, diciamo, rispetto a quello che era
diciamo, il tipo di partecipazione che forse poteva esserci nei primi startup weekend che si sono... Più preparati in generale di startup weekend. Nell'altro punto c'è quello che è un po' meno forse positivo, diciamo che gli startup weekend hanno quella parte educativa, diciamo, per cui tu non eri un esperto, non sapevi bene come costruire una startup, cosa voleva dire, avevi a disposizione delle persone che durante l'evento erano lì pronte a darti consigli e crescevi tantissimo. E diciamo che in questo caso, in questo evento, avevamo anche persone abbastanza inesperte, quindi la valenza educativa, anche avendo comunque un numero, un rapporto partecipanti e coach abbastanza buono, perché circa 1-3, siamo riusciti comunque anche dal supporto, diciamo, educativo e di crescita rispetto alla validazione del modo in cui loro fanno definizione dei modelli di business, calcolo dei costi o presentazione delle idee, eccetera. Ma ecco, cioè in quale modo e perché, cioè, FIWARE dovrebbe essere, cioè, questo mi incuriosisce molto, ma vorrei anche che fosse in realtà esplicitato molto verso chi ci ascolta, no? Cioè, perché se sono uno startupper, cioè, dovrei scegliere FIWARE come tecnologia per andare a tecnologia, scusami, ho usato un termine sbagliato, però insomma, per far capire la domanda, perché devo rientrare? Vai. Chiaramente dipende dal tipo di startup che una persona sta cercando di creare. Chiaramente stiamo parlando di startup con una base tecnologica ICT forte. E FIWARE perché? Perché appunto offre un packaging di tecnologie che sono magari quelle che comunque una startup usa tradizionalmente per alcuni aspetti dello sviluppo delle sue applicazioni, tipo appunto, non so, Hadoop per il processing big data, OpenStack per l'hosting della cloud, altri protocolli come MQTT per l'Internet of Things e così, e vengono comunque a disposizione sia cloud gratuita, finanziamenti per provare a creare una startup e in più con quel coaching e tutte queste altre facility che comunque sono molto importanti per permettere di sviluppare un'idea. Diciamo che chiaramente, e poi essendo tecnologia open source, non c'è anche nessun vincolo rispetto poi a problemi di IPR o quant'altro, insomma, non è magari come altri competitor che cercano comunque di supportare le start-up invitandole a usare la loro tecnologia, però poi hanno comunque problemi di licenza o API che sono chiuse e non aperte, ecco. Chiaro. Quindi diciamo che il principale valore aggiunto potrebbe essere appunto a quanto mi fai capire, un supporto molto forte. Assolutamente. E in più, vabbè, appunto, come dicevi, cloud gratuito, che insomma non è da sottovalutare. Poi chiaramente sono sempre da guardare, quando uno parla di cloud non sempre guardare molti parametri, perché poi ci sono parametri di prestazione e quant'altro. Adesso non so in particolare questo cloud, poi insomma non abbiamo solo sviluppatori che ci ascoltano, quindi non vorrei neanche andare troppo nel tecnico. E poi soprattutto questa, appunto, come dicevi, la parte dell'API, che invece è fondamentale, perché molto spesso, cioè, anzi, sempre di più è necessario comunicare, interlacciarsi con altri software. Quindi è fondamentale, diciamo, la parte delle API. Se vuoi parlarci un po' del FIWARE Accelerator Program, potrebbe essere interessante. Quindi quali sono, cioè, all'interno di questa call, come funziona la call, un po' per andare a chiarire, anche per magari chi ci vuole partecipare. Dunque, parte del programma sono 16, sì. Coprono tematiche diverse che vanno dalle smart city, all'e-health,
alla mobility, al energy, insomma, quindi sono molto, chiaramente, essendo che anche il modo di supportare una startup nei diversi casi è molto diverso, hanno dei meccanismi anche di accelerazione diversi. Per esempio Impact, dove dentro c'è Buongiorno Ventures, sì, è dedicato all'ambito mobile, quindi ha una prima fase di accelerazione dove il finanziamento che viene fornito è abbastanza piccolo. Adesso non mi ricordo esattamente, mi sembra che stiamo parlando, mi sembra siano 20.000, mi sembrava che fossero, se non ricordo male, 200.000 euro per 100 startup, se non ricordo male. Sì, però sono, diciamo, i meccanismi sono magari progressivi, no? Tu hai una prima fase dove prendi 100 startup, gli dai 50.000 euro e inizi a vedere come progrediscono col lavoro, poi hai una seconda fase dove gli dai magari altri 75.000 euro, però ne selezioni meno, selezioni quelle che sono più mature. Mm-hmm. Come dicevo, ovviamente, come dei diversi domini, i semplici acceleratori poi applicano dei percorsi diversi, no? Per cui una startup in ambito mobile, se l'esi di accelerazione per creare un'applicazione mobile, sono anche un percorso di una lunghezza giusta. Nel campo di energy parliamo comunque di un percorso di 18 mesi, perché comunque parliamo anche di startup che magari lavorano anche, non lo so, per le macchine elettriche, quindi vuol dire anche costruire o andare a disegnare dei hardware che sono specifici, non è un semplice software, che quindi chiaramente richiedono anche più tempo per essere poi trial, validati anche minimamente sul mercato con una user experience, eccetera. Quindi chiaramente gli acceleratori costumizzano molto a seconda del dominio il percorso. Chiaro, chiaro, assolutamente. Sì, no, adesso non stavo ritrovando l'articolo, perché mentre tu mi parlavi provavo anche a ritrovare l'articolo per capire quant'era effettivamente questo primo versamento, perché appunto avevo letto qualche giorno fa che B-Ventures appunto stava guidando il consorzio di questi acceleratori Impact e non ricordavo appunto qual era la cifra che veniva erogata per singola startup. Poi in realtà in questo momento dopo Milano, adesso ci sarà il prossimo, quindi, cioè, tra gli eventi consigliati, oltre allo Startup Weekend di Berlino, mi dicevi, giusto? No, oltre a quello di Berlino ci sarà sicuramente, oltre a Lisbona, e poi sempre tra due settimane mi sembra che sono a Valencia, e poi invece a fine novembre saremo a Code Motion, a Milano, e anche lì faremo una presentazione della tecnologia FIWARE. In particolare penso che faremo un focus dato alla parte IoT. Ok, ma eventi interessanti adesso in Milano, qualche evento che vuoi consigliare agli start-upper in Milano, in Torino? Ma a Milano adesso ci sarà di nuovo, per quanto riguarda lo Startup Weekend, ci sarà di nuovo in programma a gennaio un altro Startup Weekend. Un altro? Ma quanti ne fanno a Milano? Ne fanno tantissimi. Allora, Startup Weekend c'è in giro sempre, sei per tutta Italia, c'è Ascoli, liceo, sempre questo weekend, mi sembra che forse il prossimo c'è qualcosa a Cagliari, però sono sempre eventi molto su base volontà, quindi le piccole comunità di startup si organizzano e di dell'ecosistema delle startup si organizzano localmente poi per organizzarli. Penso che forse ne faremo anche sempre su FIWARE uno su qua a Trento prima di Natale, dove un po' parlare con le persone della comunità locale. Qualche visto che tu sei uno sviluppatore come partenza e come formazione, qualche consiglio ai nostri start-upper invece in ambito sviluppo, quando si approcciano a fare un applicativo nuovo?
aspetto fondamentale è la metodologia di arrivare presto sul mercato con la valutazione di un prodotto da validare. Quindi sicuramente utilizzare metodologia agile per appunto riuscire ad avere il più velocemente possibile un prodotto da testare sul mercato, perché senza il test sul mercato di quello che sviluppi rischi sempre di avere poi qualcosa che impieghi troppo a validare e diventa fuori. Sì, quindi mantenersi diciamo leggeri nella fase di sviluppo e nella prima release del prodotto, cosa che ormai vabbè diciamo che Lean ci sta insegnando moltissimo, anche la metodologia agile è stata ormai spostata insomma in diversi ambiti al di là della... nello sviluppo codice ma anche in molti altri ambiti ovviamente. Sì, no, ma perché del resto cioè il modo migliore per poter arrivare sul mercato, come giustamente dicevi, nel modo più snello e poi poter diciamo pivotare dopo e andare a arrivare poi a quello che è il prodotto effettivo quando si ha già dei feedback dal mercato. Quindi esatto. Concordo assolutamente con te della metodologia che insomma dovrebbero usare, perché insomma è quella che ti permette di stare più leggero, spendere meno anche in prima fase, cosa che nelle startup non è un problema da poco, quindi ci mancherebbe altro. Bene, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, per averci parlato qualche cosa in chiusura che ti interessa dire, devi assolutamente dire, vorresti assolutamente dire? Finanziamenti senza equity sono un'occasione veramente d'oro, quindi consiglio a tutte le startup in ascolto di pensarci, di controllare i bandi e di partecipare. Assolutamente, queste call qua sono fondamentali, cioè il poter accedere a dei finanziamenti appunto dove uno prende dei soldi e in cambio non dà quote della propria startup è un qualche cosa che è importante, perché può supportare la startup nella crescita senza andare a liquidare quello che è appunto la propria base quote, e da lì insomma uno può crescere in maniera più leggera di nuovo e insomma arrivare con più pezzi della propria idea al fondo della corsa, che ci auguriamo per tutti possa essere un buon fondo corsa. Ma sempre piacere, cioè dove ci sono delle call, delle cose interessanti, cioè al di là del fatto che venga, cioè l'importante secondo me è sempre, cioè dove c'è una call, cioè qui ci sono dei soldi che vengono erogati, quindi se uno ha l'idea giusta, la capacità giusta di tirare su un progetto che sia interessante, ben venga a pubblicizzare chi promuove, chi fa parte di questo progetto. E magari, ecco, dei consigli su come preparare il progetto, su come prepararsi alla call? Ti sento male? Federico? Ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso. Proviamo a richiamare Federico nel frattempo e così vediamo di di ritrovarlo un attimo e riportarlo con noi. Allora, mentre proviamo a chiamare Federico, ci facciamo dare gli ultimi consigli su come impostare questa call nella maniera giusta, e giustamente cioè, l'opportunità di pubblicizzare mi è data nel momento in cui c'è un vantaggio che può andare a favore degli startupper, ben venga, e noi proviamo a richiamare Federico e vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto con lui. Voilà, tra che te, secondo me ce la possiamo fare. Abbiamo un po' di disturbo sulla linea, ma secondo me riusciamo a fare tutto. Vediamo un po'. Forse, ma forse no. Non riusciamo a ricontattarlo oggi, secondo me. Sai, Alessandro,
Niente, ringraziamo Federico per essere stato qua. Mi spiace non riuscire a dare questi consigli per la call, ma è finita così. Io ero pronto con la musica. Tu eri pronto? Il tuo soccorso, Marco. Il mio soccorso? No, ma va bene così. Allora, ma magari ce l'ascoltiamo un pezzo, che dici? Show must go on. Ci ascoltiamo un pezzo? The show must go on. Del resto è così. Forse ti sta richiamando, eh? Sì, sento, dice che lui? Sento del rumore. Sente del rumore? E invece no. Va bene, noi ringraziamo Federico, ma purtroppo, come giustamente Alessandro mi suggerisce, the show must go on. Prendi anche sulla tosse. Ma tu sei non sei un uomo. Non si è sentito però. Ah, non si è sentito? Fortunatamente no. Meno male. Peraltro, tu mi prendi in giro. Tu mi dici show must go on. È un modo di dire, non è solo una canzone. Ma sono d'accordo con te, ma se tu non mi ce l'avevamo in scaletta. Ma se tu mi dici show must go on, io mi aspetto quella, lo capisci? Perché tu ti disinteressi delle scalette. Io non mi disinteresso delle scalette. Diciamo che le sono diversamente abile per quanto riguarda le scalette. L'ho un po' improvvisata, ammetto. Ammetti di avermi un po' preso. Sì, però non puoi fare disco richiesta così a caso. Come no? Chi l'ha detto? Mentre si sta già vivendo un momento di profonda difficoltà. Ah, io per me era un po' come quando chiamo, non lo so, io volevo fare proprio disco richiesta invece. E dopo la richiederanno. Sì? No, comunque intervista, a parte gli scherzi, intervista molto interessante, nel senso che al di là della conclusione che è stata un po' così, diciamo, non voluta. È stata un po' forzata. Sì.
diciamo però così. Ci è andata bene perché era proprio in chiusura, quindi è stato, diciamo, un finale quasi... No, ma magari poi proviamo un attimino a risentirlo al volo. Proviamo a risentirlo al volo dopo. Proviamo a vedere se riusciamo a agganciarlo e chiedergli un pochino, un po' di consigli per la call. Se non esplode il telefono, sì. If. Ma, no, anche perché insomma questa call è interessante perché si può andare a... Insomma, son diversi soldi arrivando dalla comunità europea, quindi sono soldi a fondo perduto. E insomma, penso che quando ti danno dei soldi che sono regalati tra virgolette, se tu vai a fare un buon progetto, una cosa che abbia un senso e riesci a prendere i soldi per farlo, non devi dare equity a nessuno, visto che le startup sono sempre in cerca di denaro, mi sembra un ottimo metodo per poter crescere e far crescere la propria startup in maniera sana, utilizzando delle tecnologie che peraltro sono, se queste tecnologie diventano tecnologie molto condivise, si ha anche più possibilità che esistano sviluppatori per le stesse, cosa che si sa che gli sviluppatori sono merce rara, e quindi se si ha la possibilità di trovare più sviluppatori per le stesse, chiaramente tutto funziona meglio. Però adesso, visto che tu sei stato un po' disonesto... Sei caldissimo oggi. Visto che sono caldissimo? Sei caldissimo. Non ho la febbre, te lo giuro. Però visto che sei stato disonesto, potresti mettermi qualcosa di Queen. Ah, così? Mantengo le promesse. Beh, se mantieni le promesse, allora andiamo bene. Dai. Abbiamo fatto pace. Abbiamo fatto pace. Quindi cosa stiamo mandando? È proprio quella. È proprio quella lì. Ti voglio bene. È proprio quella. Sono le ore 18. Whatever happens, I leave.
Eccoci di nuovo qui. Stiamo rientrando. Vogliamo fare la prova? Vogliamo fare la prova? In che senso? Vogliamo provare a richiamarlo? Vogliamo provare a richiamarlo, ma stiamo già provando in realtà dalla redazione a richiamarlo. Vediamo. Adesso credo che la nostra amatissima Paola, nonché dolcissima redattrice, stia tentando di richiamare, e credo che a breve avremo un po' di consigli su come gestire il progetto in maniera... Perché prima il distacco è stato veramente brusco. Il distacco è stato abbastanza forte. Sì. Niente, quindi come comunque giustamente ci diceva, per andare a prendere informazioni riguardo al progetto potete, in realtà basta googlare FIWARE Accelerator o FIWARE 80 million program, qualcosa del genere, e troverete sicuramente la lista degli acceleratori con le varie regole per poter partecipare alla call e quindi varie informazioni. Noi speravamo semplicemente come startup on air potervi dare magari qualche informazione in più al fine di... No, va benissimo Ale, eri proprio nel posto giusto. Io stavo dicendo, ma hai piacere di mettere dell'altra musica mentre basta noi chiedere, proviamo ancora? Non essere timido però. Io non sono timido. Perché se tu mi sei timido, io non capisco. No, avevo piacere di ascoltare un po' di altra musica mentre provavo a reperire queste informazioni, perché se reperiamo queste informazioni riusciamo a dare qualcosa in... Ah, proprio così? Sì, è sempre così. Ah, quindi ogni volta sarà così? A me piace un po' così all'improvviso. Ok, allora io ti lascio fare un po' le cose come cavolo ti pare. Bravo, non essere... No, perché mi hanno insegnato che non devo essere sboccato. Non essere volgare. Non lo sarò. E sia in Metallica. Che bella questa. Molto, molto bello questo pezzo. Mind for a different view.
myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. Sulle note dei Metallica rientriamo. Bello sto pezzo, bello bello bello. Infatti io farei quasi un minuto di silenzio dopo questo pezzo. Brividi. No, va bene, quindi mi raccomando, andate a vedervi benissimo il sito web degli acceleratori che partecipano al programma. Scegliete quello più adatto alla vostra startup, insomma, quello che chiaramente, no? Anziché andare a prendere uno che è sicuro di più di startup di un certo, cioè è bene inserirsi in quella che è più vicino. Ho fatto un gran casino, non so, mi sono un po' impappinato. Ad ogni modo, scegliete quello più adatto alla vostra startup, guardate il catalogo delle tecnologie supportate, insomma, sul sito fiware.org, scritto Firenze, Imola, Ancona, Roma e.org. E mi raccomando, quando presentate l'idea di business, ma questo vale insomma ogni volta che si presenta un'idea di business, che questa sia solida, insomma non bisogna pensare che siccome sono fondi europei siano facili da ottenere, anzi bisogna sempre pensare e lavorare su progetti solidi. Io direi, Ale, che stiamo andando abbastanza in chiusura, quindi l'intervista è stata interessante, abbiamo chiacchierato bene, quindi io non so, io quasi andrei sulla sigla. Il tempo passa. No, noi di Radio Startup On Air torniamo di nuovo il prossimo venerdì, di nuovo dalle 18 alle 19 come al solito, sempre su Radio Banda Larga, sulle non frequenze di Radio Banda Larga, e con qualche novità, è vero o no? Esatto. Tu hai detto un esatto, ma il tuo esatto non era convinto per nulla. Io te lo dico che il tuo esatto non era per niente convinto. Ad ogni modo, detto questo, io direi che praticamente noi ce ne stiamo andando con la sigla. Ci ascoltiamo come al solito Digital Versicolor, ma Alessandro ancora non lo sa, infatti io lo vedo che ha delle difficoltà quando gli dico questa cosa, no? Ogni volta che io gli dico, ma sai Ale, la gradisco poco, ci vediamo venerdì dalle 18 alle 19, mandiamo la nostra sigla sempre sulle non frequenze di Radio Banda Larga, sempre. Se ci volete seguire, andate su www.radiostartuponair.it, sulla nostra pagina Facebook, oppure ci potete ascoltare in diretta, andate sul sito di radiobandalarga.it e schiacciate il play e ci ascoltate. E la prossima sigla la decido io. Ah sì? Sì. Così? Così. Va bene, però non mi perdere l'atteggiamento su questa sigla, È un po' troppo acido. Va bene, Glass Candy, Digital Versicolor, al prossimo venerdì, ciao! This is your love.
stars and high.